Buongiorno, sono molto emozionata, quindi lo dico subito così, qualsiasi gaffe faccio, spero mi capiate. Mi chiamo Valeria. Prima cosa volevo dire, comunicare questa gioia che ho nel cuore guardando e vedendo tantissimi amici, persone che stimo e amo profondamente. E un grazie particolare alla mia famiglia, li guardo e sono veramente commossa ad averli qui. E quindi grazie a Pamela, a Francesco, a Ombretta, a Martina, a Samantha, a Desiree e a Stefano. Vi amo profondamente, questa è l'ennesima occasione per dirvelo. E un'altra cosa, sarò molto breve perché amo molto di più ascoltare che non parlare. E quindi, in breve, per quello che mi riguarda, il mio destino era già scritto nel mio cognome. Mi chiamo Passamonti, quindi già qualcosa vi lascia intendere. Potete ben immaginare come tutta la vita l'abbia passata a superare montagne. Da piccola, quella di non essere amata, sentendo molto la solitudine. Vengo da una famiglia dove ho avuto un padre e una madre che per tutta la vita sono stati in guerra tra loro e noi figli ci sentivamo molto colpevoli perché il rituale era stiamo insieme per i figli. E il secondo passo, l'ennesima montagna, è stata il mio lavoro, perché ho iniziato una professione in cui non avevo riferimenti, sono proprio partita da zero, ma spinto esclusivamente la passione. E le mie nipoti, che tanto amo, questa frase la sentono proprio ripetute volte, seguite la vostra passione, qualsiasi cosa voi desideriate e amate, seguitela, perché la passione è l'unica cosa che vi porterà lontano. E ultimo, ma non ultimo, la montagna più grande è stata quella di garantire ai miei figli un benessere totale in tutti i sensi, sia per quello che riguarda la serenità interna e per quello che riguarda anche un benessere pratico. Ma in tutto questo percorso sentivo che mi mancava qualcosa, mi mancava profondamente, l'ho capito soltanto dopo, mi mancava l'abbraccio che solo Gesù mi fa sentire. E per lui ho scritto questa mia prosa. C'eri e non ti vedevo. Ti ho pregato di darmi forza e mi hai dato difficoltà per rendermi forte. Ti ho pregato di darmi prosperità e mi hai dato cervello e tenacia per lavorare. Ti ho pregato di darmi coraggio e mi hai dato pericoli da superare. Ti ho pregato di darmi amore e mi hai dato persone da aiutare. Ti ho infine pregato di farmi doni e sono entrati nella mia vita René, Sara, Mila, Cinzia, Luciana ed Anna. L'ho capito soltanto ora. Mi hai dato tutto ciò di cui avevo bisogno. C'eri e non ti vedevo. Amen. Valeria, credi tu che Gesù è venuto? Sì. È morto? Ed è risorto per il perdono dei tuoi peccati? E che ti può dare la vita eterna? Sì, lo credo. Noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì.